La Basilicata manda aiuti in Ucraina e si prepara ad ospitare i rifugiati. Le due prefetture al lavoro stamattina a Potenza ha insediato il centro coordinamento soccorsi, riunione con la partecipazione di sindaci e associazioni del terzo settore per incominciare a definire le disponibilità e capire quanti profughi ospitare in provincia nell'ambito del piano nazionale di accoglienza. La prefettura di Matera ha raccolto fino ad ora la disponibilità di 6 comuni capaci complessivamente di accogliere una 60 di profughi. Sono 27 i bancali di materiali e generi di prima necessità, quelli che un camion porta da Corleto Perticara alla frontiera tra Romania e Ucraina, donazioni provenienti da diversi comuni della provincia di Potenza, raccolte dalla Proloco e dalla Protezione Civile di Corleto con la collaborazione di un cuoco lucano che lavora in Romania. È giunto a Pcemisha, alla frontiera tra Polonia ed Ucraina, l'autobus partito da Melfi con medicinali e generi di prima necessità che sono stati consegnati al locale centro di accoglienza per chi scappa dalla guerra. Ripartirà domani sera portando in Italia una 40 di profughi, la maggior parte in Basilicata, dove si congiungeranno con parenti che vivono nel Melfese. E quello dell'accoglienza familiare è un altro canale di arrivo dei profughi sul quale le prefetture stanno monitorando anche ai fini del rilascio dei permessi di soggiorno. Due tir stanno per partire alla volta dell'Ucraina, trasportano quanto raccolto allo stadio Viviani su iniziativa del Potenza Calcio, una raccolta di generi di prima necessità che è andata tanto bene da essere sospesa un giorno prima del previsto.